Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi è il 26 febbraio, a Roma il sole è sorto alle 6.49, tramonta alle 17.56 ora solare, a Milano alle 7.06 minuti e tramonta alle 18.05 sempre ora solare. Luna che tramonta alle 0.15 per levarsi alle 10.01 minuto. Proverbio di oggi, febbraio corto e amaro. Il 26 febbraio del 1815 Napoleone Bonaparte fugge dall'isola d'Elba. In questo giorno del 1922 inizia il governo di Luigi Facta, l'ultimo prima dell'avvento del fascismo in Italia. È il 1982 quando iniziano le trasmissioni di Radio Italia, la prima radio privata caratterizzata da una programmazione di sola musica italiana. 9 anni dopo, nel 1991, Tim rilascia World Wide Web, il primo browser ed editor di web. Il 26 febbraio 1999 viene lanciato il Pentium 3. Infine, nel 2001, i 15 Stati dell'Unione Europea firmano il Trattato di Nizza. Sono nati oggi Michael Bolton, cantautore, Victor Hugo, tra i maggiori autori della letteratura, Sebastian Loeb, pilota di rally, e nel 85 Fernando Lloriente, calciatore spagnolo. Per gli eventi ricordiamo, cala il sipario in questa giornata su Torino 2006, Olimpiadi invernali italiane. Per la nostra frase aforisma di oggi ricordiamo, il presidente è il primo dei servitori, lo diceva, pensate, il Mahatma Gandhi. Bene, noi ci fermiamo, grazie per averci guardati, appuntamento a domani, ovviamente come sempre con l'Almanacco insieme a Gino Comentale. Ciao, buona giornata. L'Almanacco torna domani.